Stupido puzzardo schifoso che non sei altro. Nonno mi sta prendendo in giro perché sta succedendo tutto un casino. Dobbiamo giocare oggi al caccia tesoro bellissima. Favorite un po' di biscottini. Molto buoni i biscottini. Prendo tutti. No, fate schifo però così. Vabbè dai, forza. Andiamo. Questi biscottini sono molto buoni. Allora, primo, esatto. Mi avete rubato il mio tesoro. Dove è finito esatto. Il mio tesoro? È nascostissimo. Chi è che l'ha nascosto? Non mai di più. Sì, ma chi è che l'ha nascosto? È stato tu o tu? Io no, non so neanche dov'è. E tu, nonno? Ah, io sì, l'ho nascosto il tuo tesoro. Ah, ho capito. Guardate che comunque, io, a proposito del microfono, io starei un attimo attento, no? Quindi forza, dimmi un po' se è da questa parte, nonno? Nonno? Sì, esattamente, sì, è da quella parte. Mannaggia, però devi rispondere quando ti parlo, no? Non scusa, mezz'ora. Scusa. Madonna, ma hai visto che pugni che ho? Cioè, ti lancio proprio dall'altra parte della terra. No, zitti. La Madonna. Cioè, proprio si è rotto tutto. Cioè, è proprio. Gabri, parla un attimo perché sai com'è. Io parlo, sto parlando. Ok, parla sempre con. Non troppo. Cioè, non. Vabbè, va bene così. Allora, forza, nonno, dimmi un po' da questa parte, giusto? Giusto? Sì. Ok, molto bene. Devi urlare, cioè, devi avvicinarti di più, però, perché sennò. Non va molto bene. Sto parlando bene. Da lontano, ok. Adesso mi sentirai non bene di più, proprio. Molto bravo. Da questa parte, nonno? Dimmi sì, un po'. Sì. Ma corretto. Sto proprio indovinando. Affermativo. Qua? Sei molto bravo. Sono vicino, sì, quanto deve andare ancora? Forse. Quanto deve andare? Dimmi un po'. Ah, secondo me ti stai allontanando un po', Questa caccia al tesoro però è molto. Allora, dammi un indizio, sì, vediamo. Ma poi è bello questo posto. L'hai già superato il posto. No, oh, porca puzzarda, molto. Quindi era da questa parte, vero? Ma sì, allora dimmi esatto. Un po'. Se io tipo. Qua cosa c'è? Qua cosa? Vediamo un attimo. Allora, perché praticamente voi dovete dare tipo dei piccoli indizi. Come si fanno tipo nelle cacce al tesoro, no? Dovete dare una serie di indizi che poi dopo mi portino a capire esattamente dove si trova. Ma qua continua. Schifoso il tesoro. Che schifo. Sì. La zappa del nonno. Anche il resto. La zappa del nonno si chiama? Sì. Proprio quello. Io cosa ti avevo detto di fare? No, adesso ti devi morire male. Cioè, nel senso, su Minecraft. Ma devi morire. Perché. Vabbè, dai. Non... Allora, guarda, io ti darei tante di quelle zappate in testa. Perché io ho detto che questo deve essere il mio tesoro. Ovviamente, cioè, non è veramente il mio. Va bene, nel senso, chi vuole capire, capisca ora. Non è che devo spiegare tutto. Però fai proprio schifo, nonno. Un pochino, sì. Perché? Allora, non hai apprezzato il mio regalo? Stai zitto, cioè, Gabri. Dimmi un po' la zappa del nonno. Il tuo regalo invece. Anzi, facciamo così, guarda. Venite a trovare il mio di tesoro invece, che non mi ricordo più dove si bene. Trova. Ma come? Forza, scegliete una strada e andate. Andate, forza, creatura. Di ansù. Sì, per forza, insomma, perché di sotto non è un po' impossibile. No, infatti, qua dentro si continua, no? Qua okay. Dentro non tanto, direi di no. Io vi direi di stare un po' attenti perché cosa state facendo? Cosa è successo, Gabri? Mutati immediatamente perché sennò poi. Gli dispiace a Gabri perché praticamente lui ha un fantasma in casa che a volte gli bussa alla porta. Sì, un brutto fantasma. Sì, ma ogni volta, poverino, poi dopo dovete sapere che. Niente, avete trovato il tesoro che ho nascosto io invece. 64 blocchi di netherite. Esatto, quello che ho nascosto io. Che brutto tesoro, il mio era molto più bello. Non è vero, il tuo era solo una zappa, vai a quel paese. No, c'era anche un diamante molto bello. Sì, ricco. Molto più ricco, però i blocchi di netherite, se permetti. Quindi non rompere i pappoli. Forza, adesso Gabri, è il tuo turno, fammi vedere un attimo dove mio. Si trova. È più indietro. Ma sei sei innervosito comunque. No. Ok, va bene. Allora, dimmi un attimo. Quindi più sotto mi dici. Un blocco qua. Perché c'è un blocco? Forse un indizio questo? Sì. Per quale indizio? Come mai? Puzzo è così. Quindi forse devo scavare qua sotto. Gabri. Dennis, Punis l'ho trovato, io mi sa. Ma davvero? No. Ma sei deficiente. Qua. Cioè, qua, io l'ho nascosto letteralmente da questa parte. Io, Gabri, cosa ti ho detto all'inizio del video, Ma io non lo sapevo che l'avevi nascosto. Potevi lì. Ben vedere un indizio all'inizio del video, no? Perché c'erano chiaramente 20.000 indizi, Gabri. Stupido ignorante. Vabbè, sì, non lo sapevi, non hai visto. Ma no, veramente, non lo sapevo. Qua si svelano tutti i retroscena, comunque. Noi siamo sinceri, comunque, anche con voi, no? Perché è importante, però, nel senso, chi vuol capire, capisca, no? Per carità divina, Gabri, mutati! Cosa è successo? Stai mutato, non parla.
Ma chi è che ha parlato? Era da Gabri per forza. Allora, facciamo così. Sì, sì. Adesso ci nascondiamo un altro tesoro. Che problemi hai? No, no. Perché c'hai una spada? Era il tesoro di Gabri. Una spada. L'ho ammazzato. No, aiuto, ho paura. No, per favore, non fare del male a me. No, non ti preoccupare, non ti faccio del male. Comunque questa cosa mi deve rimanere a me, perché è molto bella questa spada. Grazie, Gabri. Non pensavo che sia molto buona, molto bella questa spada. Sono contento. Anche la mia zappa è molto bella. Sì, sì, la tua zappa, che adesso andrai a nascondere di nuovo, perché appunto dovrai anche, dai, nascondi anche questo e questo, perché così adesso io andrò chiaramente giù, perché devo, come faccio ad andare giù però? Come faccio ad andare giù? Prendo, come... Ti suicidi, è il metodo più veloce. Hai ragione, no, però ho paura che Gabri sia morto e non sia più da una parte giusta. Aiuto! Ah! Sì, ma sei deficiente. Sei deficiente proprio al massimo del livello estremo. Cioè, ho proprio perso tutto e sono nei meandri di sto castello. No, scherzavo. Ma ti credo. Comunque parla sempre così, nonno. Sennò poi dopo mi incappierò. Incappero, per non dire qualcos'altro. Oh, era ancora qua. Allora, dimmi un po', cosa staresti facendo? Forza, forza. Sto nascondendo il tuo regalo bellissimo in un posto segretissimo che non scoprirai mai. Ok, mai. Quindi praticamente stai facendo una buona cosa. Ne sono assolutamente contento e spero che Gabri possa ritornare immediatamente. Non è crashato, no? Però guardate qua, ragazzi, come no, si sta espandendo questo posto molto imbarazzante e strano. Che non è imbarazzante, io scherzavo, per dire. Oh, porca puzzardo, ho messo la stessa musica. Vi chiedo umilmente perdono. Ve ne chiedo perdono. Qua sotto potrei morire. Ma Gabri, ma tu dove sei? Cioè, nel senso, ti puoi tippare se ti serve? No, perché magari non c'è. Cioè, nel senso, magari chissà, non che c'è. Non può parlare. Sì, vabbè, ma si può tippare però, no? Dico io, per carità. Hai nascosto? Sì, ho nascosto. L'ho nascosto. Molto bene, proprio. Sono assolutamente contento. Vediamo un attimo dove hai nascosto questa cosa qua. Dove avere tu nascosto? Questo è molto difficile. Da questa non parte è di per sotto. Caso. Non no, è di sotto. No, 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 allora no. Di sopra per caso, vero? Sì. Esatto. Molto bene, caro nonno. Quindi di sopra qua, forse qua da questa parte? No. Sì, però tu stai parlando. Hai già. Oh, scusa, no, ti deve favore, arrivare questa favore, spada. Mi fa tanta bua quella. Oh, quella fa tanto male, mamma mia, brutta sì. Esperienza con le spade. Che tipo di... vediamo un attimo, che tipo di esperienza hai con le spade, dimmi. Quelle entrano dappertutto, qualcosa di assurdo, con le bisce. Sì, sì, proprio in questo modo qua entrano proprio, e chissà dove poi dopo. Dipende anche no, dove, non dire, non dire. Dove le persone vogliono infilarle, no? No. Ci sono diversi gusti a riguardo, però... No, certo. Brutto, volgare! No, che no, volgarità! No. Ragazzi, che volgarità! C'è detto in bocca, si infila la spada in bocca, perché a lui... Vabbè. C'è chi lo fa, il mangia spade, no? Va bene, ok, comunque, non voglio più sapere niente. No, stai andando troppo su, no. È proprio sbagliato. Da questa parte invece, caro puzzardo... Ti consiglio di suicidarti, fai prima a scendere. Fai come me. Ma segui quindi... le mie orme. Ok, però no, mi raccomando, noi stiamo scherzando, non eseguite le stesse sì, cose. Non fatelo. No, non fatelo. Ma perché è successa questa? Beh, è laggato molto comunque, io te lo sto dicendo. Non è normale come cosa. Ma no, non è colpa tua. Hai parlato ancora un'altra volta a voce bassa. No. Lo stai ancora sì, ho parlato facendo. A voce bassa, scusa. Ecco. L'importante è che tu ti renda conto. E comunque io mi devo mettere. Mi devo mettere la night vision. Ok, perfetto. Era importante la night vision, no? Allora. È da questa scala. Da questa qua. Ah, proprio qui, giusto. È un'indizione. Ma sì, grazie per questo indizio. Qua c'è una cosa, una statua. Forse qua? Allora però io devo mettere una musica più investigativa. Vediamo un attimo dove si può trovare. Vediamo da questa parte forse? Non è qua assolutamente. No. E allora da questa parte? No. Però da questa dove? Vuoi un indizio? Sì, dammi un indizio, forza. Osserva bene quella statua là, quella statua d'oro. Questa statua d'oro va bene, hai detto. Sì, ok, esatto. È molto importante allora cercare di capire. Ah, da questa osservala bene, proprio guardala. Crutala in tutti i suoi particolari. La sto crutando. Ah, ho trovato qualcosa di nascosto. Oh, porca puzzardo. No, vabbè, sei un genio del male tu. Sei proprio un genio del trovare le cose. Porca puzzardo. E quindi qua c'è una cosa che non so cosa sia. Però l'ho presa comunque perché era bella. Te. Ah, è molto vicina a me, giusto. Sono sicuro che sia da questa parte. Ah,
peccato, quindi da questa parte. Aha, grazie, ho trovato il tesoro. Scusa, ragazzi, noi vi ringraziamo per aver guardato ovviamente questo video. Commentate con tante cose belle nei commenti, mettete l'emoji del tesoro, se c'è un tesoro, oppure la faccina felice, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ciao.